Questo è un ospizio. È un ospizio, vedi che non ci senti neanche più bene. No, è certo, cos'è un ospizio? È un ospizio. Mamma, solo perché la mia canzone è vola. Buonasera. Buonasera. Come lo faccio? Io perché so che una serata speciale. Io non facevo mai niente. Stasera è una serata dedicata a te. Stasera ho tirato quello che vuoi. Vabbè, meglio. Come vino, avete una preferenza? Andiamo sui top. Questo è bellissimo. Questa è bella. Questo è bellissimo. Un bellissimo vestito. Meglio visto, una pancetta. Ma sei bella tu. Ti volevamo trattare come una regina stasera. State facendo. Anche perché tu non sei una mamma, tu sei la mamma. Fatti dare un bacio, appunto. Sei la migliore. Che è? Niente. Mi prende per dare pensiero che io ho fatto. Ragazzi, ma sei impazzite, no? Ma sei? Già, 50. No. Grazie. Alla donna più importante della nostra vita e alla famiglia più bella che sia mai esistita. Mamma. Solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarò con te, tu non sarai più sola. Zan zan. Ho due buone ragioni per continuare a vivere. La stessa. Devi dire qualcosa. Tu ci pensi mai alla vecchia? Quanti anni hai? Mi sento giovanissima, ma voi che potete fare? Tu stai comunque invecchiando per tua età. Molte persone a una certa età non possono stare più a casa da sole, tu stai iniziando a fare guai. Per esempio quando sei caduta quella volta per la strada. Quando la ragazza mi ti ha buttato per là. E mamma, tu perché ti in un'età sei caduta? Se tu eri più giovane non cadivi. A casa abbiamo le scale. Ti spezzi il femore, perché no, sei solo tu. Hai dei voti di memoria. Che ci siamo mangiati sabato? Ci siamo mangiato? No, non so. Non dirlo, se mi un tieni la forchetta, firma. Vedi? Che ti ho detto io? Guarda, trema. Secondo me non ha capito ancora. Veramente non ha capito. Quindi sei contenta di questo posto? Ma non hai capito? No, un posto bellissimo. Non avete nient'altro da dire, non so dire, mi piace, visto che cosa? Questo... Mi fai preoccupare. Questo è un ospizio. Questo? È un ospizio, vedi che non ci senti neanche più bene. No, è certo, cosa è un mamma, questo è un ospizio, l'hai capito o no? Addirittura se volete far chiudere. A casa non vado più. No. Sei stata ammessa, devi restare qua. E non puoi uscire. Qua stanno le prime mie. Ma io non è che sono fuori di testa. Cioè, mi ha dato pure la capanna. Il consenso è firmato. Ma da chi? Da me. E chi se ne può? Chi cazzo? Il consenso per decidere della tua vita mia. Io sono tua figlia. No. Come no? Ti voglio non far capire. Non ci posso credere, Gesù. Cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? C'ho la mia casa, il terrazzo, le piante. Ma poi c'è stato di sicuro che ha già trovato il guarda. Non me ne vado subito, poi tornare a casa. Mi dispiace se avete speso solo, devi rimborsare. Basta mangiare, basta bere vino. Tra poco ti andrò a prendere e vai a dormire. La signora è pronta? Sì, ma adesso i signori si prendono un po' cura di te. Forza signora. Andiamo. Vai sul serio? No, ma io sto si bene. Prendono cura di te. Ma no. Stai tranquillo. Ma tu mi hai portato a cena? Fatemi stare. Abbuccate, come state? La potete portare? Rosario, ma sei scelta? Me la prendete per favore? No, assolutamente. È uno scherzo. Che vi possino benedire. È uno scherzo. No. Mi hai fatto mettere paura, sinceramente.